Mai capito perché il presidente Allegrini riusciamo sempre a farlo nel retro delle cose, perché poi veramente chi i costruttori sono sempre quelli che stanno dietro. Buongiorno e bentrovato il presidente. Buongiorno a Carlo te, Carlo Allegrini. Caro Cristian. Siamo a Roma. Senti, in un tempio, che è poi il tempio di Renzo Piano, l'auditorium, grandissimo architetto, opera che sta lì al centro, ma siamo qui a celebrare la prima volta, no? Sì, le assolutamente, sì, è stata la prima volta che FIPSA viene qui, ma sai, non è un ripiego, ma comunque sai, in questi problemi ce ne abbiamo tanti in questa premiazione, da moltissime premiazioni, e il salone è pieno, Marconi, non riuscivamo. Sembra di stare a Sanremo. Sì, bravo. Sembra di stare a Sanremo. Che manca solo i cantanti e ci siamo. Vabbè, ma voglio dire, ragazzi, queste sinfonie sportive... Beh, infatti, sei sì. Orgoglioso, eh? Sì, sono contento, orgoglioso, e come dirò anche a loro, in questo momento difficile, perché tanto non ci ha abbandonato questo momento difficile, continua. Però il sole si vede. No? Sì, si vede il sole. Stranamente, per assurdo, in quasi tutte le discipline abbiamo vinto. Qualche medaglia perché di mi colore... dici stranamente? No, stranamente, perché quest'anno ci sono stati un paio, tranne Pinnato e l'apnea, che insomma ci ha abituato negli anni a risultati sempre eccellenti. Più che eccellenti, perché voglio dire... Infatti, Tu un po' mi voli basso, sembri un po' l'Amadeus della situazione, che stempera, però poi sa che arriva lì lo share, va, si impenna e gli dicono... Guardi, presidente, qui lei farà un mandato fino alla fine dei suoi... 2024. No, come 2024? Però il mio mandato fino al 2024, poi Dio vede e provvede. Comunque no, tu sai che io non è... Mi piace più che gli altri lo dicano, perché per me è facile dire noi siamo belli, alti, biondi, con siamo gli occhi forti, azzurri, quello è il mio anche copyright. Con gli occhi azzurri, ecco. Però quest'anno ecco, abbiamo avuto grandi soddisfazioni anche dalla disciplina della foto e dell'attività subacquea. E non voglio dimenticare nessuno, ma ecco, i nomi non me li chiedere perché non te li do, perché sono talmente tanti. Beh, ti capisco, perché ci vorrebbe... Sbaglio di mio? Tu avresti bisogno di un assistente particolare. Sai, ti ricordi quel film Il Diavolo Veste Prada, dove lei, la direttrice, alla suggeritrice, dice, ti ricordi? Devi dire chi è questo. Mi dicono che c'è un marketing che ti supporterà di un certo livello, quindi... Guarda, io ti posso dire una cosa... Internosse, tanto la sente nessuno. Questa. Comincio ad avere bisogno del suggeritore. Che non lo sappia nessuno. E anche l'indicatore. Assolutamente sì. E tu ti godi però quelle medaglie messe lì. Senti però, Carlo, io mi aspettavo il solito Allegrini combattivo, guerrigliero, perché in realtà un po' girano, perché siamo sempre alle solite, qui tante chiacchiere, tanta ipocrisia, la federazione che vince più medaglie, questo, quell'altro, poi alla fine l'Olimpiade che poi è il punto, no? Perché poi è il punto. Cristian, ma tu lo fai, allora. No, ma guarda. Io ti sfruguglio finché vuoi. Allora, gli argomenti sono delicati con me. A me mancano, è un tassello quello dell'Olimpiadi che rimarrà un rebus per me. Ci andiamo sempre vicino, non ci entriamo mai. Non so se forse la CMAS questa volta dovrebbe fare di più, perché l'Italia ha fatto molto. No, sì, poi ecco, spegne, vedi, vuole, poi ecco, c'è chi ci chiama. Il bello della diretta, dice, e ci chiamano. Però comunque, ripeto, l'Olimpiadi è una cosa molto importante. Ci arriviamo vicini, ci manca sempre qualcosa. Io me lo auguro, prima di smettere, poter dire siamo all'Olimpiadi. Io credo che non ci manchi nulla. Ci abbiamo tutto. Adesso stiamo facendo i primi di aprile, iniziamo a entrare nel percorso che ci porterà alle Universiadi. Ci abbiamo tutto. Senti, Carlo. Poi per non parlare dell'attuale situazione che piscine, lì è un dramma, non lo conosci. Che poi abbraccia più federazioni, perché non c'è solo la federazione di Barelli, la FINA, ma c'è anche la FIPS. Ma certo. Cioè, voglio dire, la madre comune è la piscina, perché poi vai a dirlo, la Zecchini dove si allena? In mare certamente, ma la piscina è sempre lì. No, quello è un problema serio. Un problema serissimo, e credo che forse è arrivato il momento che si meriti un po' di attenzione da parte del governo, da parte di tutte le situazioni istituzionali. Beh, sarebbe anche ora.
perché sarebbe ora, perché lo scempio comincia a essere veramente tanto, cioè tanta gente sta chiudendo, tanta gente perde il lavoro. E tanti giovani non fanno più attività. Ah certo, adesso è chiaro che con tutti i paletti che sono usciti, io genitore magari porto ragazzi a correre, porto ragazzo a un'altra disciplina all'aperto, oppure che non mi creano problemi. Invece la piscina, che non ha mai creato problemi in effetti. E poi qualcuno si riempie la bocca dicendo che lo sport forma chi non sa leggere né nuotare, un ignorante, che la sanità e questo quell'altro, considerando tutte quante cose che noi già sappiamo. Fino a ieri i medici, quando uno stava un pochino male, dicevano vai in piscina, il ragazzo che doveva crescere. Benedetti pediatri, schiena. Non li sento più i pediatri però. Tutti spari, abbiamo solo virologi. Solo virologi. Solo quello abbiamo. Comunque, detto questo, andando sul punto sportivo, Pinnato. Quest'anno a Roma peraltro sarà un anno molto particolare, 2022 ci sono gli europei di nuoto, insomma, hai avuto modo di pensare e di parlare magari anche con gli amici, i cugini della FIN, perché magari quella splendida disciplina che è il pinnato non potrebbe essere, diciamo, anche solo per far vedere al grandissimo pubblico che cos'è una pinna in acqua in velocità, che è meglio della Formula 1. Ah, quello lo lascia Matteoli, penso che sarà uno dei suoi obiettivi, penso, no? Adesso penso che con Barelli sia abbastanza vicino, e sarà facile per lui, anche se conosco Barelli da quando eravamo in Fiamme Oro, ambedue. Tu arrivi da quell'ambito, infatti, lì, Polizia di Stato. Polizia di Stato, e perciò io credo che un'idea si può fare, magari far conoscere meglio al pubblico che non conosce, ma ripeto, è già una disciplina che è abbastanza conosciuta. Anche perché ne va dato merito a Carlo Allegrini, tanti top player del nuoto, nemmeno a fine stagione, perché un certo Orsi, che ti ricordo agli ultimi mondiali in corte ha fatto sfacelli, record del mondo, aveva detto già l'anno scorso io mi dedicherò al pinnato, quindi cioè, voglio dire, la parte attrattiva è fortissima, no? Ma sì, noi li aspettiamo, comunque noi adesso quello che abbiamo avuto è stata la Pirozzi. Pirozzi già ci ha fatto tanto. Pirozzi 4-2 con la Pellegrini. Già ha fatto bello slancio nel nuoto pinnato. Li aspettiamo, Cristian, io non ho mai chiamato nessuno, le porte sono aperte, chi vuol venire è ben accetto, tanti campioni ancora meglio. Appunto, senti, ma visto che ci siamo, mi accompagni? Entriamo dalla porta principale, non da quella del retro, perché se vuoi sì, oggi è se tutto palco sì, perché per siamo quasi pronto, siamo quasi pronti per iniziare la cerimonia, vabbè. Per loro, sicuramente, una festa per loro. Comunque, ad Maiora, e devo dire che sia un anno spettacolare e anche i prossimi, no? Grazie. Ce lo si dice sempre, ma ce lo si augura anche molto. Sì, sì, soprattutto speriamo di poter, come si dice, muoverci con un po' più di tranquillità. Ecco, parola è questa, tranquillità e sicurezza, poi tutto viene di conseguenza. Infatti. Grazie Consiglio Wiz, alla prossima, e caro Presidente, sempre con questo sorriso, con questa forma eccellente che tu hai, che ci porti lontano. Grazie mille e a presto. Ciao. Ciao, ciao.